Per questo lavoro ho utilizzato delle resine di caucciù e quindi anche per un lavoro di tipo orizzontale siamo stati attenti all'ambiente e alla sostenibilità. Per prima cosa abbiamo evitato i bicomponenti o i tricomponenti a base solvente, per cui siamo andati su una base d'acqua e usando una resina di caucciù. La vera sfida è stata proprio quella, infatti, di lavorare senza andare a compromettere la funzionalità. A questi livelli, infatti, la funzionalità è quella che dà poi alla bellezza, quindi se uno spazio funziona è di per sé bello. Per cui abbiamo raggiunto dei compromessi scegliendo tre colori e quindi lavorando sul blu, sul verde e sul rosso. Questi colori e queste forme derivano da una sintesi, una sottrazione che io ho fatto sulla città di Roma, campionando i colori principali e restituendoli sotto forma di paesaggio astratto. Per me l'arte urbana dà significato a questi spazi se rientra in un progetto composito e non lavora da sola, perché da sola la street art o arte urbana non riqualifica nulla. Riqualifica se viene inserita in un sistema e si perimetra di sport e di cultura, come nel Caserino Sky Park, per cui diventa generatrice di qualcosa, di un'idea, di una missione.